Non ti voglio più scrivere, dirti come vivere, per non farti piangere ho fatto l'impossibile. Pensi non sia facile, pensi sia incredibile, perché non scendo la... Sì, scusa. Ma che ti ho visto un pochettino con l'occhio ballato, sì, Sanremo stanca. No, più che altro è l'esibizione quella che racconta. Adesso sono venuto qua per l'esibizione, perciò oggi è il giorno. Oggi è il giorno. Sei venuto qua per l'esibizione, oggi è il giorno, però non ti posso non chiedere, visto anche quello che è successo ieri, per quanto riguarda il meccanismo, se ti piace, se non ti piace, no, ma se no, tutti no, quanti no, mi hanno dato delle indicazioni negative. No, certo, è logico che chi piace queste cose di essere eliminati, cioè soprattutto quando si fa musica, si è giovani, credo che le eliminazioni siano una cosa che non piace a nessuno, anzi a chi piacciono è un po' sadico, secondo me, parliamoci chiaro. No, per me è un sistema che deve essere affrontato in questa maniera per determinate dinamiche, un po' la banalità del male, non me la posso prendere col sistema, devo sfruttarlo a mio favore, perciò se sto in questo momento dentro a questo sistema è per mostrare la mia musica, sinceramente. Poi è logico che dover vedere per forza una scelta tra uno e un altro artista a me dispiacerebbe, capito? Soprattutto perché poi col tempo inizio a creare rapporti con le altre persone, cioè nel senso io ho tutta questa competizione che magari si può vedere da dietro, soprattutto con tre video all'interno, non la vivo. Okay. Cioè, è un po' una competizione di tutti con lo specchio, secondo me, come dico sempre. Certo. Per sentirmi vivo comunque è una canzone che ha funzionato tantissimo, se fin dai primi ascolti. Guarda, vai, dimmi. No, dimmi, perdonami. No, anzi, mi piace sentire anche le impressioni a caldo su quello che stai vivendo, su quello che stai vivendo, anche di quello che ti hanno detto, sei giornalista, sei fan. No, io per quanto riguarda i miei fan, io sono felicissimo, perché io non mi piace far chiamarli fan, sono persone che mi hanno capito. E le canzoni che faccio non le faccio per farle funzionare, le canzoni le faccio perché sembra una cosa che magari la gente dice tanto per dire, perché magari però davvero ne ho bisogno, ma non per altro, ho bisogno di tutto questo, ho bisogno di credere a questo mondo che stiamo creando io insieme ai miei amici, perché mi dà speranza ogni giorno e mi fa svegliare. E da quando mi inizio a svegliare così, con accanto i miei amici, con accanto la musica, con accanto delle persone che mi hanno capito, mi sveglio bene, perciò voglio continuare verso questa strada. Mi parli dei tuoi amici, mi parli della tua gang, so sì, che sì. Con chiamiamo la famiglia, mi la piace famiglia, di ok. Sì, perché sul palco insieme a te ci sarà Gigi, certo. Il producer, comunque c'è un vissuto dietro. Però poi l'album che esce, Io sono Fasma, quasi come se fosse un riapprioparsi della propria identità. Invece no, secondo me per far capire che Fasma non è la mia sola identità. Fasma è l'identità di tutto quello che noi stiamo creando. Io non credo che Fasma sia io. Fasma è un modo di essere, una scelta che in questo momento abbiamo deciso di intraprendere. Io sinceramente, personalmente, per quanto riguarda Tiberio, sono felice di star qua sopra nelle vesti di Tiberio e di quello che dice. Ma vorrei che Fasma andasse oltre tutto quello che la gente vede e paragonare Fasma a me. Ma vorrei che la gente vedesse Fasma come una possibilità di rivalsa, ecco, una possibilità di dire io oggi inizio a vivere in quella maniera, ma non è che è la maniera giusta, è la maniera che credo che a me mi ha aiutato, e perciò se riesco a passare questa cosa ad altre persone è bellissimo. Poi nell'album la prima canzone si chiama Tu sei Fasma, perciò cercherò anche di far capire questo a livello sia testuale che musicalmente. D'altronde tutti gli l'album, il titolo l'abbiamo scelto insieme, come dico sempre. Va bene che i testi sono miei, però è giusto avere il confronto perché nasce tutto insieme. Perciò Io sono Fasma è stata una scelta un po' di tutti di chiamarlo così. All'inizio era Io sono Fasma, Io sono nessuno. Però abbiamo capito che forse musicalmente parlando arrivava già abbastanza il messaggio, perciò abbiamo deciso di lasciare pensare quello che vuole la gente. Quindi come se Fasma fosse un progetto discografico più collettivo. Non mi piace la parola discografia. Ok. Fasma è un concetto mentale, è un concetto che va oltre la musica. Io la mia musica davvero in questo momento mi sta dando la possibilità di far capire come la penso, e io se oggi c'è la musica sono felice, ma se oggi sono i miei amici, oggi parlo con i miei genitori, è per quello che sono davvero felice, perché questa musica mi ha dato modo di vedere la vita da un altro punto di vista. Ottimo. L'utilizzo del sound, l'utilizzo dell'autotune stasera lo utilizzerai? So che ha creato problemi negli anni precedenti su quel palco. Guarda, sono sincero, fa parte, le canzoni nascono in una maniera, secondo me poi dire
la canzone è meglio così, è meglio così. Se non ci fosse stato quel caso l'autotune non l'avrei neanche scritta forse la canzone, perché la canzone non è nata con l'autotune. Poi è logico, io non è che uso un autotune troppo forte, cerco che sia quasi un qualcosa in più, che mi fa stare da una parte più sicuro, ma che ormai mi porto quasi come un'arma, e è a doppio taglio come qualsiasi arma, certo. Perciò devi sapere essere bravo a impugnarla semplicemente. Chiaro, diciamo, pensa su di te ancora quel giudizio di Gigi Alessio durante non la fase? Non è stato un giudizio, è stata una critica costruttiva. Cioè io ho visto in quel giudizio una persona che sta dicendo: io sono abituato a questo tipo di musica, la tua musica mi piace, e perché hai bisogno di... Mentre, capito, secondo me la via di mezzo è sempre giusta, soprattutto da una persona come Gigi D'Alessio, che ha una carriera alle spalle degna di nota. Io non dire questo qua che mi sta dicendo un po' da deficienti, secondo me, anzi da arroganti del cazzo, in senso buono. Cioè, sto qua a fare musica, io devo sentirmi dire quello che la gente pensa, e se ci stanno critiche costruttive sono sempre pronto ad accettarle. Comunque, t'ho detto, io mi metto sempre in dubbio, soprattutto ogni giorno, perciò non ho problemi a sentirmi dire queste cose. Ottimo. Nel tuo percorso artistico, secondo te Sanremo è il coronamento giusto? È una tappa obbligata per entrare nel circuito che chiamiamo tutti mainstream? No, io penso che l'obbligazione sia un affatto quasi dittatoriale. A me non piace vedere la musica come qualcosa che deve far parte di un sistema. L'arte è bella perché rompe tutti questi schemi. Noi d'altronde siamo nati grazie alle condivisioni della gente, non grazie alla sponsorizzazione di un prodotto. E proprio per questo non l'ho mai visto come un prodotto. Credo che Sanremo in questo momento faccia parte di una possibilità e non di un obiettivo, perché comunque la musica con il risultato o senza il risultato deve continuare, perché se sto qua è grazie alla musica, non grazie a Sanremo, nel senso certo buono. Perfetto. Nel tuo album cosa ci farai ascoltare a livello non tanto di sonorità quanto a livello di testi? E guarda, io per fortuna credo di aver messo un po' di più di me, non tutto, perché comunque ti ho detto è un cammino, è un conoscersi con la musica, perciò voglio che la persona che mi ascolta gli faccia vedere tutti i passaggi, e aprirmi e dirti tutto quello che penso ora come ora ancora non ce la faccio, perché devo trovare anche il veicolo giusto per riuscire a pesare ogni parola, però credo di aver pesato bene queste parole sinceramente, infatti se no non sarebbe uscito. Ottimo, ottimo. Prospettive, non posso non chiedere, ti interessa la competizione? La vivi un pochettino, speri di arrivare, certo, alla serata finale? Ma ci mancherebbe, chi è che non lo spera? Certo. Cioè, sarebbe, anzi, detto una bugia, se no non ci stavo qua. Cioè, io sarebbe il mio sogno arrivare in finale, però sinceramente non per questo. Se la giuria sceglie un'altra cosa, non è che la mia musica, ti ho detto, deve continuare. Ho fatto un album, voglio lascerò parlare quello, sinceramente. Contento dell'accoppiamento? E sì e no, nel senso, alla fine t'ho detto vale all'altro. No, perché alla fine venendo da un'altra area sono con le persone che ci ho avuto un rapporto, però magari ecco con Fadi, Leo, Cesare. Si è creato un legame diverso. Marco, scusami. E Marco, sì, era un legame un pochetto che siamo nati insieme, nel senso buono, abbiamo visto tutte queste cose, abbiamo avuto un confronto subito. Poi ecco, mi sarebbe dispiaciuto, mi dispiace in entrambi i casi qualsiasi cosa possa accadere, e mi è dispiaciuto ieri vedere che comunque anche loro come l'hanno vissuta, no? Perché comunque anche lei e Fadi avevano un bel rapporto, sinceramente non è bello, ti ho detto, questo vedere non ci godo sinceramente, certo. E credo che anche se loro mi butteranno fuori non ci godranno a vedermi andare fuori, lo spero sinceramente, però ecco sì, credo che sia l'ambizione di tutti arrivare in finale, e se ci arriverò sarò felice. Però ecco, l'importante è che porto me stesso, con accanto Gigi e portiamo noi. Perfetto, senti una cosa, l'ultima cosa, certo. Non è che corriamo il rischio di ritrovarti tra 2-3 anni a fare del poppetto radiofonico? Guarda, il giorno che io farò più mi piegherò, non potrò mai più raddrizzare gli altri, ed ora ho perso. Io credo in quello che combatto, accanto c'ho le persone giuste e sono pronto a fare una guerra. Caspita, ottimo, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie e viva Sanremo. Viva Sanremo e viva la musica.